Eccoci. Ci sei, Dani? Ciao, sì. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta. L'importante è farcela, dai. Sì, esatto. Allora, intanto, ciao a tutti. Lei è Buonasera. Daniela. Sì. Quindi, sì. Giustamente io ti conosco, quindi parto spedita con un ciao Dani, però non tutti ti conoscono, quindi ti lascio la parola intanto per presentarti, quindi per dire qual è il tuo lavoro. Poi spiegheremo perché questa diretta, che doveva essere su YouTube, ma è stata qua alla fine dirottata su Instagram. Quindi Dani, a te la parola. Ok, allora, buonasera a tutti, sono Daniela Di Giorgio, sono una biologa nutrizionista in ambito materno-infantile, quindi mi occupo delle mamme dalla gravidanza all'allattamento e poi seguo anche i bambini nel periodo dello svezzamento, quindi dallo svezzamento in poi e in generale, quindi l'intervento poi abbraccia tutta la famiglia perché fondamentalmente lo svezzamento è una questione di famiglia poi alla fine. Annuisci tu. Ne so qualcosa. Nulla, lavoro nella Brianza, quindi io sono una calabrese trasferita al nord, sono di Reggio Calabria originaria, ma lavoro a Monza e dintorni, quindi la clientela maggiore è da queste parti qui. Come lavoro? Lavoro prettamente, ho improntato il mio lavoro esclusivamente su questa fetta di pazienti perché voglio proprio focalizzarmi sui bambini in maniera tale che non diventino mai degli adulti che hanno bisogno di diete. So che è una cosa un po' utopica, però che comunque si può fare tanto nell'ambito dell'educazione alimentare, si può partire proprio dai bambini che sono altamente recettivi per questo aspetto anche, e lo si può fare attraverso il gioco, quindi veicolando dei messaggi anche abbastanza complessi, diciamo, sull'alimentazione in maniera facile con i giochi. E quindi Anche perché questo. so che spesso ti viene detto vorrei far fare una dieta a mio figlio, quindi rabbrividisci solo a sentire Sì, dieta e bambino nella appunto. stessa frase, quindi. Esatto, e i bambini non si fanno assolutamente diete, a meno che proprio non ci siano delle particolari condizioni patologiche, ma lì si lavora in squadra col pediatra, ma altrimenti si agisce solo sull'educazione alimentare proprio per evitare che vengano fatte diete, ma soltanto aggiustando talvolta delle cattive abitudini che si sono insediate perché capita, e allora si migliora di tanto la situazione. Quindi questo è importante da Da sottolineare, sottolineare, non da sottolineare. certo. Allora, questa diretta nasce perché abbiamo voluto darti la possibilità di presentare il tuo primo corso, correggimi se sbaglio, Sì, in realtà ne ho che fatti altri, però ecco, qui è da poco che si è ricominciato, visto che col Covid prima era un po' era più difficile. difficile, però qui sarà il primo, Qui sì. perché finalmente arrivi anche da noi, proprio a Caulonia, per fare un corso non sullo svezzamento, ma sull'alimentazione complementare. Perché Sì, diciamo che si chiama così adesso, il termine più corretto è proprio è questo. alimentazione complementare, proprio perché il latte non scompare, ma si va ad affiancare, anzi il cibo si va ad affiancare al latte in una relazione che è appunto complementare. E quindi sì, faremo questo corso, è partita questa idea, proprio per aiutare anche le mamme lì della mia terra, ad affrontare al meglio questo passaggio, perché alla fine è un passaggio obbligato, che talvolta inquieta anche i genitori perché non sanno mai come partire, come non partire, magari si affidano al pediatra, però il pediatra non è molto aggiornato, ma non perché siamo al sud, ma anche qui c'è un aggiornamento proprio carente di alcuni pediatri, purtroppo, e quindi si rimane sempre con delle credenze, con dei falsi miti che Le classiche è pappette. giunta l'ora.
di sfatare uno per uno, ed è quello che andremo a fare proprio in questo corso. Quindi tutti i falsi miti legati allo svezzamento anche verranno piano piano smontati, e poi ci sarà spazio anche per le domande. Ci sarà sia una parte teorica, quindi in cui darai delle informazioni, diciamo un'infarinatura di base, perché poi giustamente in un paio d'ore, se non sbaglio, Sì, più o meno, durerà sì. 2 o 3 ore, non è possibile dare poi tutto, come dire, tutto il manuale, no? Perché poi appunto il tuo lavoro sarebbe ridotto proprio al Sì, minimo, no, invece è un percorso che continua poi nel tempo. Però ci sarà anche una parte pratica. sì, esatto, perché è proprio quella che tante volte manca come conoscenza, perché magari sì, tagli sicuri, Spaventa. i genitori li sanno, magari fanno anche il corso di risostruzione pediatrica che li dovrebbero rendere obbligatori anche, però poi nella pratica hanno paura di offrire i pezzi, quindi vanno tranquilli con le consistenze omogenee, che per carità vanno anche bene, però è bene che i bambini anche si abituino a masticare dal prima possibile, ecco, masticare consistenze adeguate, ovviamente non stiamo dando la fetta di carne, stiamo dando consistenze morbide che si riescono a schiacciare tra pollice e indice, quindi offriamo un cibo comunque in sicurezza, ma che gli consente di allenare fin da subito la masticazione. E questo con i tagli sicuri andremo proprio a vedere come magari annullare l'effetto pericoloso di alcuni cibi, quindi quelli che hanno la forma tonda, ad esempio, quelli duri. Ecco, come possiamo modificarli tagliandoli in sicurezza, e farò vedere appunto come, e chi parteciperà avrà la possibilità anche di fare proprio lui, lei, la prova pratica, quindi si avvicinerà al tavolo, allestiremo un tavolo con un po' di cibi da poter tagliare in sicurezza, e dopo la mia dimostrazione si può provare proprio a fare questo tipo di esercizio. Ecco, non ci sarà una valutazione però, finale. No, dai. E, come dicevi tu, spesso i pediatri sono ancora ancorati magari a idee, chiamiamole vecchie, però nel senso del passato, ecco, non vecchie del passato, per cui viene proprio data, tra virgolette, anche una data di inizio. Cioè, di solito dicono a 4 mesi inizia a dare la frutta piuttosto che. Una data d'inizio che è molto anticipata, diciamo, perché comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che il bambino può essere allattato tranquillamente fino ai 6 mesi al seno o al biberon, quindi fino ai 6 mesi ci può essere l'allattamento esclusivo. Poi è una data, diciamo, spartiacque, ma alcuni bambini raggiungono prima questa tappa, quindi ci sono dei bambini che per esempio già a 5 mesi e mezzo hanno tutti i requisiti, che poi dirò nel corso, che fanno ben pensare a ok, è pronto. Pronto per lo svezzamento. Altri bambini invece che a 7 mesi ancora sono fortemente attaccati al seno, al biberon, e sono poco interessati invece al cibo. Non c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata, sono entrambe delle cose corrette, ed ecco perché non si può dire a 4 mesi inizia con la frutta, perché ogni bambino non è Certo. uguale Ci all'altro, sono ok? comunque dei segnali per cui diciamo il genitore, quindi non specifico mamma o papà, ma il genitore può essere portato a dire ok, forse si può Sì, iniziare magari ed almeno è bene conoscerli, l'esposizione. certo, ed è Esatto. bene conoscerli, perché se non li conosci non li sai neanche decifrare quando arrivano, quindi Esatto, è quindi bene potresti tenersi. sia anticipare che posticipare il momento, perché magari è pronto prima di quanto pensi o viceversa. Ma Esatto, o magari no, sì, assolutamente, quindi è ce li sveli importante tutti anche nel corso o qualcuno in tenerselo anteprima presente. li Sono sveli tutti? segretissimi. Vabbè, uno fra tutti è l'intempio, e lo si Certo. vede, ci sono alcuni bambini che sono proprio così, appena vedono mamma e papà che passano davanti con un cibo qualsiasi, Non è il magari caso della davanti mia, l'ananas, non è mai stato il no, caso della mia. No. Passa il magari. cibo davanti, mi giro, così non lo guardo.
Sì, vabbè, ogni bambina a sé, non è un problema. certo. Però ecco, l'interesse al cibo, il manifestato proprio interesse al cibo, è uno dei requisiti che subito è quello più facilmente riconoscibile dai genitori, perché dicono: mamma, mi guardava con degli occhi, sembra che gli ho tolto il cibo dalla bocca. Ma e poi la domanda che subentra è: ma glielo potrò dare? E quindi per saperlo è bene conoscere, informarsi quali sono gli altri requisiti che devono essere presenti, appunto per affrontarlo con serenità, perché alla fine è una tappa che deve essere affrontata con serenità. Certo. Una delle cose che spaventa, perché da mamma spaventava anche me, a parte il rischio del soffocamento, è anche l'argomento allergie, perché magari dici, ok, e io fino adesso ho dato il latte, quindi quello era, sono tranquilla, da qui in poi. Quindi per esempio anche quando viene detto magari, no, questo lo dai dopo l'anno, piuttosto che questo lo dai 8 mesi. No, Che no, infatti, questo è un falso ci dici? mito. Ti dico che questo è un falso mito che ancora sussiste, sempre rispetto allo svezzamento, ed è anche alimentato da questa poca informazione, questo poco aggiornamento di alcuni pediatri, che non lo so perché, ma si Sono rifiutano proprio di affezionati, sono affezionati. fronte all'evidenza, perché alla fine ci sono studi che dimostrano come i cronoinserimenti non sono più validi, quindi non è necessario dire l'uovo dopo l'anno, il glutine dopo i 7 mesi, 8 mesi, il sedano, il prezzemolo, la zucchina. Ecco, non si fa più questa cosa qua, perché è stato visto e documentato dagli studi che non ha alcun senso ritardare l'introduzione degli alimenti allergizzanti, perché comunque tu non lo puoi sapere se tuo figlio è allergico. Cosa Certo. cambia? Che lo scopri dopo? Sì, lo scopri dopo, ma se lo scopri prima, comunque quell'allergia potrebbe anche non svilupparsi, nel senso che i bambini hanno una finestra di tollerabilità che va dai 4 ai 6 mesi, quindi molto precoce, del sistema immunitario che gli consente di reagire a quell'alimento, magari per esempio il pomodoro, magari mangiano per la prima volta il pomodoro e compaiono dei puntini o la melanzana. È normale, è una normale reazione del sistema immunitario, ma non significa che è allergico. Continuando a offrirlo, si sviluppa questa tolleranza nei confronti di quell'alimento e si va avanti. Poi può essere anche che il bambino sia allergico, ho avuto questa settimana un bambino allergico al sesamo, un bambino allergico all'uovo. Quindi esistono Al le sesamo allergie, non non è che l'avevo mai non sentito. esistono. Sì. E quindi ci sono, l'importante è riconoscerle, perché comunque la reazione si ha, quindi è evidente, il pediatra viene allertato, si fanno tutte le prove Certo. e si esclude. A quel punto si esclude l'alimento, ma non così a priori perché può dare Per allergie, non lo paura, sappiamo. certo. C'è qualche accorgimento, magari in caso di nuovi alimenti, evitare di darne proprio di diversi insieme, Ma provare? sicuramente evitare di darli insieme, esatto, magari non do la pasta al pomodoro e poi la frittata. Quindi pomodoro e Ok, uovo sono due alimenti allergizzanti, ma per il semplice fatto, non perché si potenzia la reazione eventualmente, ma per il semplice fatto che poi non riesco a riconoscere quale dei due quale dei due alimenti potrebbe ha dato la essere reazione. stato? È stato l'uovo Certo. o è stato il pomodoro? Chi lo sa? Esatto, quindi poi sarebbe un continuare a inseguire e a fare tentativi capito. invece No, versi comunque sì. poi a quel punto si fanno le prove, però è bene sempre magari evitare di darlo in contemporanea. E poi, se per esempio uno dei due genitori, la mamma o il papà, sono allergici, sono dei Certo, in soggetti già quel caso. allergici a un determinato alimento, ecco, magari glielo do più in là, glielo do centellinato, faccio una prova, ecco, però Sì, non non parto abbondo proprio con a... quel Certo. cibo, ecco, capito? Ho un attimino un campanello di allarme più sensato. Il Sì, papà è beh, in quel allergico, caso. non che la. Non che geneticamente si trasmettono le allergie, si può trasmettere una predisposizione, ok? Ma non è detto che poi il bambino lo Sì, svilupperà. è magico. Certo. E, Tanto dunque, da dire. sì, probabilmente potremmo fare una diretta da qui a tutta la fine del weekend, quindi per chi è sotto l'ombrellone non sa come passare magari il tempo, no? Facciamo una super diretta. No, no, beh, immagino, immagino. È anche per questo che abbiamo insistito per farti
fare questo corso qua, perché io stessa, lo sai, quando ci siamo conosciute, ti ho detto, avevo solo l'idea dello svezzamento classico, perché quello mi era stato proposto. L'autosvezzamento sì, avevo sentito dire qualcosa, però mi rendo conto di come da quando è nata mia figlia, quindi da quando poi ho iniziato questo svezzamento ad oggi, quindi in 3 anni e mezzo più o meno, siano cambiate un sacco di cose. Sì, io l'ho fatto 10 anni L'autosvezzamento, fa, il primo. quindi figurati, c'è proprio un mondo a parte. Sì. Sì, assolutamente. Però comunque voglio precisare anche questa cosa, non è che lo svezzamento tradizionale è sbagliato, Fondamentale, no, cioè, certo. è uno svezzamento che può essere fatto all'inizio, se una mamma ha molta paura dei pezzi, se non se la sente, se questo bambino deve essere affidato ai nonni per il momento del pasto e magari i nonni entrano in ansia, va benissimo. Però a un certo punto bisogna dire stop con quelle consistenze omogenee, quindi con gli omogenizzati, anche se fatti in casa, con tutte le purée, perché il bambino ha bisogno di masticare. Quindi, anche se si sceglie lo svezzamento tradizionale, comunque dai 9 mesi in poi bisogna fare un cambiamento e iniziare a dare delle consistenze da masticare. Se no poi, quando invece la mamma è pronta, perché vede che magari il bambino è più grande, vede che gestisce meglio il cibo che ha i denti, e allora quel Esatto, anche momento questa. decide, ok, do questa cosa qua, la carne per esempio da masticare, ma il bambino non l'ha mai vista la carne. E Quindi. quindi come pensi che ti possa accettare la cotoletta così senza averla mai vista prima, cioè senza visto solo omogenizzati e cose proprio omogenee, appunto, consistenze uniformi, gusti uniformi, perché è anche una questione di gusto. E quindi bisogna cambiare il prima possibile, quindi entro i 9 mesi io dico sempre di Invertire fare la lo rotta. switch. Esatto, sì. C'è un motivo, secondo te, specifico, oddio, specifico, insomma, per cui l'autosvezzamento ha preso sempre comunque più piede negli ultimi anni. Io, per esempio, ho anche amiche comunque che mi raccontano di come anche magari nel nido, nell'asilo nido banalmente frequentato, sia una delle proposte proprio da parte dell'educatrice, cioè io Ah, faccio quello, sì, faccio quello che tu mi dici, però sappi che se vuoi approcciarti con questo tipo, noi abbiamo tutti i requisiti, quindi hanno fatto i corsi, che vabbè, quelli di base credo debbano farli, però si approcciano anche a questo, cosa che magari prima no, si andava sul classico e. ma di base ci sono sempre degli studi che elencano una serie di benefici dell'autosvezzamento, quindi il bambino da passivo diventa attivo, diventa partecipe del suo pasto e gli viene data la possibilità di scegliere anche, certo, sempre rispetto, sono delle scelte diciamo controllate dal genitore, perché comunque chi decide per l'alimentazione del bambino è il genitore e basta, neanche i nonni, gli zii, sono solo i genitori, quindi una volta che il genitore propone un pasto, però il suo compito è finito ed entra in gioco il bambino che deciderà se quanto mangiarne di quel pasto. Con l'autosvezzamento questa cosa è molto più marcata, perché con lo svezzamento tradizionale invece, per esempio, si prepara la pappa, quelle grammature che ci ha dato il foglietto del pediatra, Giusto. ma ogni bambino è diverso dall'altro, quindi se mio figlio, magari il primo figlio, si poteva mangiare tutta la ciotolina con la pappa tutta bella omogenizzata, il secondo magari lasciava quel cucchiaio. E quando lasciano quel cucchiaio, qui subentra il problema, perché si entra in panico, perché ha lasciato il cucchiaio, perché non ne vuole più, perché si sta autoregolando. E il rischio qual è? Che si va a forzare il bambino nel mangiare quell'ultimo cucchiaio e lì non va bene perché si va ad interferire con quella che è l'autoregolazione, cosa che con l'autosvezzamento non si ha. Sicuramente non, con l'autosvezzamento non ci si può aspettare di avere dei pasti completi all'inizio, Certo. ok? Sono solo degli assaggini e un approccio al cibo, però nell'arco di 2 settimane, già l'ho visto da alcuni pazienti, se questa cosa viene comunque mantenuta, appoggiata, il bambino cambia totalmente. Da 2 fusilli si mangia 10 fusilli, che sono già un piattino per lui, capisci? Certo. Quindi non è una moda.
l'autosvezzamento. È stato proprio visto, è stato osservato dagli studi che ha dei benefici, quindi stimola l'autostima, l'autonomia nel bambino, aumenta la coordinazione, favorisce la coordinazione occhio-mano-bocca, perché il bambino da solo va a prendere il suo cuccillo, il suo bastoncino di verdura cotto. Certo, poi lì si può aiutare, non è che si sta lì a guardare, ad aspettare che mangino tutto, lì si può aiutare un po', però ecco, è autonomo nel prendere, nel portare alla bocca. E quindi se dice basta, se non ne tocca più, vuol dire che è arrivato, basta. Io dico sempre alle mamme e papà, mettetevi nei loro panni, no? Cioè, piacerebbe che qualcuno col cucchiaino continuasse è rimasto solo questo, ma l'abbiamo fatto tutti, cioè, l'ho Sì, usato un sì, sì, bambino sì. io Mi 10 anni ci fa. metto in mezzo, lo sai, non è che... purtroppo mi ci metto in mezzo, quindi sì, perché sì. Come dire, la classica si è sempre fatto così e quindi Esatto. si crea poi quel brutto, brutto circolo vizioso per cui si è sempre fatto così e ce lo facciamo andare bene. Però esistono tante Daniela, ma soprattutto Daniela, per cui si è sempre fatto così, ce lo fa scoprire, ce lo fa salutare e ci fa vedere che invece si può fare in tanti altri modi. Perché infatti il tuo nome d'arte, diciamo, è Nutri Giocando, proprio perché... il tuo è un approccio, comunque consiglio un approccio soprattutto attraverso il gioco, quindi Sì. al cibo. E hai potuto constatarne i benefici? Assolutamente, ma già dai 6 mesi praticamente il gioco consiste nello sporcarsi fondamentalmente. Cioè i bambini devono poter toccare il cibo, buttarlo a terra, sperimentare proprio, e questo è già un primo gioco che fanno. E poi piano piano i giochi diventano anche un pochino più strutturati proprio Ci per stimolare sono l'interesse. modi comunque per poterli coinvolgere e stimolare Sì, l'interesse. assolutamente, ma già mettendoli in cucina e facendoli già vedere cosa si fa nel momento in cui si fa, che ne so, un minestrone, si tagliano le verdure, si fa un impasto della pizza, dei biscotti, già da quando stanno su in piedi, è bene avvicinarli a questo mondo della cucina, perché è un vero e proprio laboratorio sensoriale. E quindi si possono fare tante cose, tu lo sai questo, perché ti ho spinto molto su questa cosa qua. E quindi i bambini cambiano, perché comunque il fatto di farlo loro, Li fa sentire. volte li fa sentire importanti, li fa sentire che quella cosa lì allora se la possono mangiare, se l'hanno fatta loro, perché no? Non è una cosa che gli si presenta così davanti. Pronta, sì, certo, sono più felice, Esatto, invece l'ho certo. fatta anch'io e quindi so che cosa ci ho messo dentro, non c'è trucco, non c'è inganno per la serie. Però questo dipende, perché ogni tanto forse il trucco ci serve perlomeno a noi, no? No? Dai, Ogni però io sono tanto. guarda, anche se si vogliono nascondere determinati cibi, che ne so, metti le zucchine in una cosa, dei pancake, nella frittata, L'arte e tua figlia della odia le zucchine, polpettizzazione la chiamo io, della per cui c'era il periodo in cui polpettizzavo polpettizzazione. tutto. Però ecco, poi alla fine, dopo che se l'è mangiata, dirglielo: guarda, Certo. lo sai che c'erano le zucchine dentro? Perché comunque è una questione di fiducia anche. Altrimenti lei perde la fiducia in te, ti dice: ah, però mi hai imbrogliato È perché mi hai fatto nascosto. mangiare Adesso le io la zucchine. prossima volta non mangio se prima non mi fai l'elenco. Sì, Invece è proprio per beh. dire: guarda, io ho fatto una prova, le ho messe, le hai mangiate, quindi ti piacciono, la possiamo fare la prossima volta, non ti può dire di no. La mia dice di no, sempre precisa. Vabbè, dai, povera, se no la sto descrivendo com'è. No, 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 dai, ci sono dei piccoli miglioramenti ogni tanto, però è Dai, tutto dai. nella norma, giusto, Dani? Fino a che anno è tutto nella norma? Fino ai La 5 anni, neofobia, fine ai 5 anni, quindi ho ancora un anno e qualche mese di tempo affinché sia tutto nella norma. Bene, ok. bene, Esatto. bene. Quindi, genitori,
diciamo, sì, responsabili, però altri ruoli in gioco, quindi le interferenze da Le interferenze vanno tenute a gestite. bada, ecco, vanno gestite, vanno tenute a bada, va fatto capire che comunque dell'alimentazione decido io, se nonna, nonno, sei così partecipe da voler saperne di più, allora ti informo che si fa così, adesso non è più così, e così si trova un compromesso, ecco. Però sì, poi per esempio mi capita spesso che le mamme vogliono fare autosvezzamento, magari, però poi glielo devono lasciare ai nonni, i nonni hanno paura. Ma in realtà si pensa che questo autosvezzamento chissà cosa Sì, sia, chissà ma perché ci niente. sono tanti pasti che i nonni possono fare al bambino, basta già una pastina col passato di legumi, per esempio. Non mette omogeneizzati, non è una cosa omogenea, è una cosa che il bambino già gestisce a casa con mamma e papà perché la nonna non può farglielo, non può offrirglielo. Una minestra, una frittata, il purè, ok? Quindi ci sono Sì, cose, io qualcosa proprio che faccio sia in l'elenco. linea con l'approccio, diciamo, che magari il bambino o bambina è esposto, senza però mandare in crisi mistica chi in quel momento Perché gli non è sta neanche prendendo il giusto, passo. perché i nonni sono un valido aiuto, santi nonni, quindi bisogna anche facilitargli questo compito perché comunque si sentono responsabili. E quindi bisogna mediare un po' questa cosa qua, però ci si riesce, cioè una volta che poi anche loro vedono che il bambino comunque è competente nella masticazione, si rasserenano un attimo. Certo, Quindi. anche perché l'ambiente circostante è poi fondamentale, nel senso che giustamente se percepiscono, se il bambino in quel momento percepisce l'ansia e tutto come dire, il disagio magari anche di chi gli sta proponendo il cibo, in automatico dice: aspetta, ok, che sta succedendo? Esatto. E comunque io invito anche i nonni a questo evento perché non è aperto soltanto ai genitori, nonni, babysitter, chiunque ha a Noi che invitiamo fare tutti, con i chiunque bimbi. voglia saperne di più, Esatto. anche chi ha già avuto i figli, però magari dice: ma io un altro quasi quasi lo faccio, quindi mi informo per il prossimo. Tanto per imparare c'è sempre tempo, non è che alla fine, giusto? Sì, Poi se no ci sono i infatti. nipoti, ci sono i figli dei migliori amici, quindi bisogna imparare e bisogna andare al corso di Daniela, giusto? Ecco, forza, venite, venite, Tutti a venite. Caulonia, il No, 29, 29 luglio, tutti a Caulonia. 29 luglio, ore 16:30, nella locandina che hai messo nel post, Sì, su poi quale esatto, sito sei andata. sia sui profili di Ciavola che sul tuo, che ricordiamo qui su Instagram, è NutriGiocando, mentre su Facebook ti trovano come dottoressa Daniela Di Giorgio. C'è sempre NutriGiocando, dottoressa Daniela Di Giorgio. C'è sempre NutriGiocando, C'è sempre un non si scappa. E beh, giusto, è il tuo marchio, quindi ti devi distinguere. Quindi è giusto che NutriGiocando compaia. Bene, E poi che altro? Niente, ci sarà anche poi un aperitivo alla fine per bene. un pochino Perché c'è sempre questo rinfrescarci. mito per cui le nutrizioniste non mangiano, vero? Non bevono, voi bevete d'aria. No. No, Invece no. assolutamente, io mangio, non Ci bevo danno perché anche da non mi mangiare. piace, però Però dai da mangiare, quindi c'è assolutamente. l'aperitivo, c'è tutto, sì. Poi c'è l'aria di Caulonia, Il mare, sì. il mare. Sa che verrò Bene, dalla bene. mattina a fare un bagno Ma io. infatti noi ti aspettiamo così poi magari ti facciamo un'altra intervista dal vivo, Oh, sotto va bene. l'ombrellone. Ce n'è Ecco. proprio fatta, sì. Così nel frattempo tu ti godi, giustamente. Il mare dopo mesi di città. Sì, infatti adesso Sì. settimana prossima si parte, dai. Bene, noi non svegliamo altro perché così avrai modo poi appunto di diffondere, diciamo, il tuo sapere proprio messa. No, dai, di dare tutte le informazioni poi a chi parteciperà, a chi comunque ti vorrà contattare anche in seguito poi a questa diretta.
il tuo profilo, dove Comunque si poi anche trova. sotto la diretta, magari se hanno dei dubbi, delle cose, possono fare delle domande e poi Delle domande, eventualmente anche certo. nel form di compilazione per la preiscrizione c'è anche la possibilità di fare una domanda magari a cui risponderò appunto al corso. Bene. Se hai altro tu da aggiungere, se vuoi dire qualcos'altro. No, Vedi, siamo direi che quasi abbiamo certo. detto un po' tutto. C'è Ti un'infarinatura saluto. di quello che è il tuo lavoro. Anzi, una cosa ci tengo io a dirla, perché abbiamo parlato per lo più di bambini, quindi di nutrizione, come dire, nell'infanzia, però tu non ti occupi solo di questo, perché segui anche le future mamme, segui poi quindi donne in gravidanza, in allattamento. È tutto un Esatto. percorso, diciamo, quello Sì, che poi. diciamo che poi chi prendo diciamo in carico in gravidanza poi arriva Continua. allo svezzamento Però, piano piano, sì, continua solitamente. giustamente, nel caso ci fossero donne all'ascolto interessate, Assolutamente. bambini, ecco, non ti occupi solo di bimbi. Bene. No, 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 no. Bene, Dani, grazie per questa mezz'oretta, per avercela dedicata. Grazie a te, Valeria. Ci vediamo E ci presto. vediamo presto, noi ti aspettiamo qua con la tua collega. Va bene, Sì. d'accordo, arrivo. Grazie, Ciao Dani. Valeria. Ciao, ciao. Ciao, grazie a te.